Oggi siamo in compagnia di due quinti del collettivo Ginsberg da Forlì. Grazie per essere con noi, ovviamente. Grazie a voi. Allora, partiamo subito con la prima domanda, semplice semplice. Perché vi chiamate così? Per una questione di ispirazione sia concettuale che proprio artistica. In quanto ci piacerebbe che il collettivo fosse un numero indefinito di persone che lavorano a un determinato progetto, e quando abbiamo messo insieme, diciamo, la baracca, si ascoltava Miles Davis, si leggevano poeti beat, non siamo mai stati maledetti per fortuna, quindi insomma, concettualmente è una questione di credo, ecco, la definirei così. Poi Ginsberg suonava bene, quindi una questione anche di fonetica. Esatto, però di fonetica appunto funziona. Sì. Ma collettivo significa che qualcuno può entrare e uscire al suo piacimento oppure no? Sì, no, sicuramente. Collettivo significa soprattutto questo, che siamo aperti a collaborazioni, a l'ingresso di diversi musicisti che si occupano di diversi tipi di musica, e quindi questo è stato un po' una delle caratteristiche forti da quando è nato il progetto, perché anch'io stesso ho iniziato a suonare con loro già a progetto avviato, e quindi penso che sia uno dei punti di forza del collettivo, che un po' modifica il suono di ogni pezzo. Okay. Il collettivo esiste da che anno? 2005 più o meno. Sì, okay. Le date non sono proprio il nostro forte, però c'è stato tutto un periodo in cui abbiamo messo insieme, diciamo, le prime idee, io e Andy, che adesso non è qua perché abita a Grosseto, aspetterà un figlio, però sì, 2004-2005, poi diciamo la gente ha iniziato a entrare pian piano a far parte nel corso degli anni, e ci siamo trovati proprio a dover cambiare formazione ultimamente, quindi si va avanti sempre. Ma collettivo anche nella stesura dei brani, cioè è una stesura che si fa tutti insieme oppure c'è uno di voi che scrive? Ma dunque, lungo gli anni, beh, il grosso dei primi lavori l'hanno sistemato lui ed Andy all'inizio, anche per quello che riguarda i testi. Sì, a livello di composizione, diciamo, c'erano due teste pensanti che poi mettevano il lavoro a disposizione degli altri musicisti. Uscivano fuori i provini scarni, se la prova venivano riarrangiati anche in maniera piuttosto radicale. Sì, dopo l'apporto era di tutti, sì, ovviamente. Sì, sì. Invece a livello di influenze artistiche, diciamo musicali, cos'è che vi ronda nella testa? Parti tu, perché comincio io. Tante. Ma io adesso ultimamente ascolto molto musica classica, perché mi sono messo a studiare, quindi devo insomma recuperare qualche secolo che mi mancava. Però le influenze per quello che riguarda il collettivo Ginsberg sono varie. Adesso magari le radici madri di tutto sono stati Tom Waits, Nick Cave, questo genere di cose qua, però ultimamente abbiamo ascoltato molto, in passato anche Miles Davis del periodo elettrico, poi adesso siamo giusto andati a un concerto a Probeat l'altro giorno. Quindi proprio ci spazia tutto, di tutto. Esatto. Nel prossimo futuro, proprio quello di domani, cosa vi aspetta? Ci aspetta molto lavoro, perché vogliamo fare un disco nuovo che la cui differenza principale dagli altri è che sarà, diciamo, di un livello superiore, in cui tutto è fatto, diciamo, in maniera più seria e più professionale, e quindi abbiamo già iniziato la preproduzione in questi giorni, stiamo vagliando tutti i pezzi, cercando di lavorarci perché gli arrangiamenti siano buoni, quindi per arrivare in studio con le idee chiare. Sì, beh, diciamo che un'altra differenza è la lingua, ci siamo buttati finalmente sulla lingua madre. Beh, questo aiuterà sicuramente la fruizione dei brani. C'è già un titolo, l'album avrà già un titolo, dovete ancora deciderlo? Ma io un titolo in realtà ce l'avrei in mente, è una citazione di una poesia di Bukowski, ed è, si dovrebbe chiamare Canzoni che nessuna radio trasmette, però chissà cosa sarà. Però mi sembrava un buon titolo, e poi porta bene. Loro sono il collettivo Ginsberg, perlomeno una parte del collettivo, speriamo invece che le loro canzoni si possano ascoltare in radio.